Buongiorno, allora non mi vedete così in condizioni pietose, ma oggi vedo brutta con me perché è una giornata abbastanza importante, molto molto importante, perché farò un cambiamento molto radicale, ovvero tutta questa bella chioma che vedete non ci sarà più. Perché ovviamente chi mi segue da un bel po' sa che io sono mezzo matto, no? Perciò io se un giorno c'ho in mente una cosa, il giorno dopo c'ho in mente un'altra. Quindi se fino a oggi volevo, anzi se fino a ieri volevo i capelli lunghi fino a qua per poi farmi i dread, oggi ho deciso di rasare tutto. Perciò oggi vi porterò con me dal parrucchiere. Cioè io l'ho appena chiamato, no, gli ho appena scritto su Facebook con le mani che un po' premevano, come per dire, nonno gli scrive, non te li tagliava. Però da una parte dicevo sì, me li devo tagliare per forza perché non mi piacciono più. Perciò niente, gli ho scritto e quindi l'appuntamento alle 5, 5 e mezza e mi sappia gli scompensi, cioè scompensi. Ciò gli scompensi. Io lo so che me ne pentirò. Perché lo so, ormai questi qua dietro erano diventati fonte di, cioè proprio erano antistress. Cioè io me li toccavo ogni giorno, ci facevo il codino e cominciavo a toccarli come quando stavo agitato, quando stavo nervoso, quando ero felice. E oggi non ci saranno più. Fra circa 4 ore, 5, mo che ne so. È l'una e mezza, l'una, le 2, 3, 4, 5. Vabbè, fra circa 5 ore tutti questi non ci saranno più. È un trauma. L'unica cosa bella è che risparmierò sulle decolorazioni. Cioè, se prima dovevo fare due ciotole di decolorazioni ogni volta, a casa magari quando mi facevo i capelli bianchi, grigi e tutti i vari colori, stavolta userò una ciotola e quella mi basterà. Però è un trauma, è un trauma. E poi non farò le rasature semplici, normali, cioè come sempre. Farò tipo la doppia scala, rasatura. Quella che tipo qua sotto è tanto rasato, poi qua cominciano un po' di sfumatura, vabbè. O vedrete dopo. Prima devo passare dal dentista alle 2:30. E poi dopo andrò al parrucchiere. Vabbè, oggi è una giornata un po' di fuori casa. Ci sono le giornate quando io sto dentro casa e faccio la buca sul divano. E le giornate che casa la vedo solamente alla sera. Però ok. Quindi vi porterò con me. Da. Io sono appena arrivato a casa delle nonne, è arrivato tipo un'altra letterina. Saluta, no? Saluta. C'è un disegno, c'è solo scritto Alessandro, beh poi non ve leggo, ci sta scritto. Però guardate il disegno, è carino. È la stessa ragazza che mi aveva fatto l'altro disegno, perché mi ricordo il nome. È quella dei perciò disegni. Grazie. Sì, è quella ragazza dell'altra volta, la ricordo. Lei, grazie. Oh mio Dio. Aiuto, sto a fare una cazzata, me lo sento. Me lo sento. A parte le no, io devo fare che hai sbagliato come posto. Certo. Ma no, posto di salone, posto Italia. Bravissimo. Ecco perché voglio andare all'estero, capisci? Ma che stai a fare? Il video per YouTube. Ma ci hanno fatto bene. Le mani mia. Sì. Oh, signore. Saluta almeno. Andiamo i diritti. Era da un botto che non sentivo la sensazione delle mani dell'altri. Le mani dell'altri? Sì, perché da. Vabbè, dal parrucchiere da mo che ci venivo. Allora, sono appena uscito dal parrucchiere. Saluta! Lo sai? Ciao! Niente, sto al lavoro da mamma, comunque c'è una persona nuova. Di dietro ho fatto tipo a punta, ovvero. Aspetta, ok. È stato un trauma, perché è stato un trauma. Però, perché mo non c'avrò più i capelli molto antistress, perché ogni volta che magari ero nervoso o facevo qualcos'altro, li toccavo di dietro. Ma non ti devi stressare. Ah, non ti devi stressare, la vita è tutto uno stress. Vabbè, niente, mi piacciono. Ci sta, ci sta. Dai, se non ti fai piacere, ti fai piacere. No, però sono belli, eh. Allora, io sono appena tornato a casa.
Ok, sono felicissimo. Cioè, è sempre un trauma, perché è un trauma tagliarmi i capelli. Ma pure, io di solito quando li spunto pure, no? Era tipo 2 anni che non li tagliavo, però ok. Però pure quando li andavo a spuntare, per me è sempre stato un qualcosa di... Oh mio Dio, della serie, no, non lo devo fare perché so che sto a fare una cazzata. Però, dai, alla fine mi piacciono. La parte che mi piace di più di tutte è questa qua dietro, perché l'ho fatti fa appunto... Appunto, invece che tipo curvi normali, non so, davano qualcosa di particolare. L'unica cosa che odio è che, ma non c'entra col taglio, roba varia, è il colore. Il colore, cioè, tipo qua sono venuti perfetti perché era la base di quella là che io non ci avevo colorato. Vabbè, e sopra sono tipo mezzi giallini perché era la decolorazione che avevo fatto, che però passata da un nero a un bianco è difficile. Quindi perciò, sì, sono mezzi verdini sopra, ma qua sto colore è fighissimo. Guardate, anche tipo bianco argentato, anzi questo è silver, ecco, eh sì, color silver, perché appunto con la tinta grigia ormai si sono scoloriti e sono venuti così. Però niente, poi farò altre decolorazioni e qua sopra diventeranno bianchi, finalmente, finalmente. Comunque niente, sono felice, l'unica cosa che ormai non posso più fare è l'antistress. Mo non posso fare più niente perché qua dietro non c'è niente, è un trauma. Comunque spero come sempre di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video, ciao! Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale.